Che dire di questa giornata incredibile, quello che sta succedendo in questo momento sui mercati cripto, su Bitcoin, è fantastico, meraviglioso. Elon Musk twitta Bitcoin, bla bla bla, il rialzo parte da Elon Musk, oppure no, il rialzo parte da un tweet che è stato messo apposta per creare manipolazione, oppure questa fase era assolutamente nell'aria, ragazzi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Vi faccio vedere che cosa sta combinando Bitcoin in questo preciso momento. È un super pump di oltre il 15-16%, poi va su e giù, grandissima volatilità. Elon Musk ha messo nella sua biografia semplicemente l'hashtag di Bitcoin, ragazzi, ve lo faccio vedere, eccolo qui. Secondo quello che è un po' l'underground della rete, dopo questa tweet di Elon Musk, Bitcoin parte a razzo, va su e fa i botti, insomma, parte alla con una percentuale di pump intorno al 14% in questo momento. Ragazzi, questa cosa sembra così, ma non è così. La vediamo oggi all'interno di questo video. Vi farò vedere quello che è successo e perché è una concatenazione di eventi quello che sta succedendo in questo momento sui mercati delle cripto. È un video sicuramente unico nel suo genere, perciò ragazzi io vi chiedo di condividerlo il più possibile per fare girare questa informazione. Elon ha guardato alcuni dati sul mercato di Bitcoin, li ha interpretati ovviamente come sempre fa e ha dato la sua spinta, ma non è dal suo tweet che è partito questo mega pump. Prima di andare avanti, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto lasciatemi i pollicioni per questa super fase di Bitcoin e grazie a voi ragazzi, come sempre stiamo superando oltre i 1000 mi piace ad ogni video, quindi andiamo su, vediamo se oggi facciamo il record vista la giornata con i mi piace. Elon Musk, ovviamente, di Tesla, l'uomo più ricco del mondo. Ormai avete imparato a conoscere questo personaggio super eclettico, eccetera. Fa anche degli scherzetti perché da un po' di tempo aveva twittato anche Dogecoin, creando dei mega pump che in effetti ci sono lo scorso anno 900 e passa per cento. Ha preso in giro la vicenda di GameStop, di cui ho parlato ieri nel video. Ragazzi, andatevelo a vedere. Oggi twitta, anzi, non è che twitta, ragazzi. Mette proprio Bitcoin nella sua bio di Twitter, ma non è solo questo, ragazzi, perché fa anche un'altra cosa. Adesso vi faccio vedere. Va a mettere in retrospect, it was inevitable. Addirittura, ragazzi, è stato inserito all'interno di un blocco della blockchain. Questa dicitura un po' resterà indelebile nella storia, questa cosa. Pensate un po' che giornata particolare è questa qui. Se però facciamo un po' riferimento alle date, agli orari, ragazzi, il pump non è partito quando Elon Musk ha inserito nell'hashtag di Bitcoin. Introduco in questo video il concetto di quello che è il giorno delle tre streghe per tutti gli investitori del mondo, cioè il giorno in cui vanno in scadenza quelle che sono le opzioni e i futures sugli indici di borsa, ma anche, ragazzi, quelle che sono addirittura le opzioni sul mercato azionario. Genera quasi sempre un po' di volatilità. Il giorno delle tre streghe, ragazzi, esiste anche nei mercati cripto. Abbiamo semplicemente delle scadenze di alcuni derivati che sono alcune opzioni. E quando arriva quel giorno lì, che è la fine del mese, il giorno di venerdì mattina alle 8, orario UTC, ragazzi, non orario italiano, quindi orario internazionale, ore 8 del mattino della fine del mese, avviene il giorno delle streghe di Bitcoin e delle criptovalute. Perché scadono le opzioni e quando scadono le opzioni si verifica sempre una sorta di volatilità e questa volatilità è più o meno alta a seconda di alcuni eventi. Guardiamone uno in particolare, quello del 29, cioè di stamattina alle 8, era una giornata importantissima perché andavano in scadenza 4 miliardi di dollari di opzioni su Bitcoin.
Tutte queste opzioni sono state chiuse alle 8 e io ero davanti al grafico a guardare esattamente quello che sarebbe successo, perché mi aspettavo che il mercato prendesse una direzionalità in maniera inequivocabile esattamente pochi minuti dopo quello che era il giorno delle streghe. Una volta che i giochini sono stati fatti attraverso quelle che sono le strutture delle opzioni, solo dopo Bitcoin ha accelerato al rialzo, magari grazie anche al pump generato da Elon Musk. Ma a livello temporale il tweet di Elon Musk è arrivato prima della scadenza delle opzioni, e fin tanto che le opzioni non sono scadute, solo dopo le 8 del mattino sono stati messi in atto quelli che sono i massicci pump che abbiamo visto, che stanno portando Bitcoin di nuovo to the moon, di nuovo intorno ai 40.000 dollari. Perché il giorno delle opzioni, di scadenza delle opzioni, avviene questo discorso? Guardiamolo sulla broker delle criptovalute più importante delle opzioni, ragazzi, che è Deribit. Vi lascio il link in descrizione, chi di voi volesse iscriversi per informarsi, per studiare quelle che sono le opzioni, quindi vi lascio sempre il link in descrizione. Allora, cosa succede nel momento in cui bisogna decidere lo strike price per pagare le opzioni? Ragazzi, succede che il mercato deve portare Bitcoin vicino uno di questi valori, e questi valori saranno fondamentali per far decidere al mercato quali opzioni vengono pagate e quali invece hanno valenza nulla, quindi quali valgono zero e quali invece beccano soldini. Durante i momenti finali della chiusura di queste opzioni, per esempio qui vi sto facendo vedere quelle del 26 di febbraio, che chiuderanno il 26 di febbraio alle 8 UTC sempre del mattino, durante quel momento lì, poche ore prima e anche un giorno prima, il mercato assume volatilità perché fanno delle manipolazioni in maniera palese ed inequivocabile. Spostano il prezzo di Bitcoin mandando in out of the money ed in the money quelle che sono alcune di queste opzioni. Facendo così fanno un bel po' di volumi, modificano quelli che sono gli assetti e attraverso queste strutture di speculazione praticamente mandano in the money prima magari la 32 e poi in the money la 34 e poi di nuovo in the money la 32, in maniera tale che così facendo si regolarizzano quelle che sono le eventuali scommesse finali. Questa giornata di oggi ha visto questi movimenti in maniera inequivocabile prima del pump, adesso ve li mostro sul grafico. Ok, siamo davanti al grafico, ragazzi, questi sono i prezzi di Bitcoin a time orario. Quello che era successo nell'ultimo periodo è questo, ragazzi, quindi Bitcoin oscillava intorno a questa sua struttura di prezzo tra 34,2 e i 28 che aveva aggiunto prima, fin tanto che si arriva al fatidico giorno e alla fatidica ora. Ragazzi, non è soltanto una questione di giorno, ma è addirittura di ore. In questo momento è scaduta quelle che sono le opzioni, sono state regolarizzate le opzioni alla strike price di 32.000, quindi al di sopra del livello 32 che vediamo qui. Guardate cosa succede all'ora successiva. Eccolo qua, ragazzi, questo è quello che è avvenuto nell'ora successiva, solo dopo la scadenza di quella che era stata la cosiddetta ora X, quindi il momento del giorno delle streghe, quindi quei 4 miliardi che abbiamo visto di Bitcoin. Solo dopo che sono stati regolarizzate tutte queste situazioni e dopo che è stato fissato per sempre il prezzo di quella scadenza delle opzioni, è partito il pump. Ovviamente, ragazzi, questo pump probabilmente sicuramente ha avuto l'influsso di Elon Musk e del suo tweet, ci mancherebbe, insomma, è l'uomo più ricco del mondo, è estremamente influente, sta facendo questi giochi, ma guardate l'orologio svizzero di quello che è accaduto. Quindi solo dopo la scadenza delle opzioni, pump che a questo punto probabilmente era atteso dai mercati, e con la spinta di Elon Musk
Musk semplicemente si è avuto il là, come si dice per noi musicisti, quindi è stato dato il là per partire e per iniziare questa fase. Questo bump in effetti quindi non dipende dal tweet di Elon Musk, ma è interdipendente dal tweet di Elon Musk e dipende da tutta questa serie di fattori di cui vi ho parlato. E non finisce neanche qui, ragazzi, perché da un punto di vista di analisi ciclica, anche in quel caso questo tipo di pump era atteso. Ho fatto un video 2 giorni fa anche in Academy dove ho spiegato a tutti gli iscritti di tentare costantemente il long, perché stiamo tentando il long con la posizione in trading già ormai da 10 giorni. Ho continuato a indicare questa strada long, 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 perché non è vero che questo movimento era nascosto, assolutamente. Era sicuramente difficile da tradare, sia da un punto di vista di analisi ciclica. Quest'area, ragazzi, è un'area molto importante, vista la scadenza in atto e visto probabilmente quello che è successo con il tweet di Elon Musk, il mercato ha tirato su un super balzo. Ma è qui che interviene il discorso del trader sì, trader no. Nel momento in cui ho fatto il video in Academy, ho detto a tutti: forse ci saranno 5 giorni di difficoltà più che di ribasso per Bitcoin, ma non significa che non bisogna andare long su tutti i segnali. E così è stato fatto, ragazzi. Spesso magari vi dite che io parlo un po' troppo. Vabbè, allora vi faccio vedere questa cosa, così facciamo la chiusura del cerchio. Questo è quello che è la mia posizione attuale di trading. Questa è un'operazione sui futures di Binance che ho fatto proprio questa mattina alla scadenza del giorno delle scariche. Quello che vi ho fatto vedere è poco fa, ragazzi, assolutamente. Ed ha un prezzo di ingresso di 32,7, in questo caso sui futures di Binance, che sono ancora long. Perché sono ancora long? Perché seguirò la strategia di uscita del mio trading system già presente in Academy. Tutte queste cose messe insieme sono importantissime, ci fanno capire l'attuale momento di Bitcoin e soprattutto ci ripetono a gran voce costantemente che al di là delle scelte emotive, se un mercato fa balzi di questo tipo, un motivo c'è. Abbiamo parlato nei video della scorsa settimana del futuro delle cripto, di quello che è l'atteggiamento degli istituzionali, di tutto quello che sta avvenendo. Rivedete tutti i miei video della scorsa settimana, sono stra importanti, ci accompagneranno per i prossimi mesi, per tutto quello che sarà il 2021. E poi ad una situazione del genere si risponde sempre con una sola frase: trend is your friend. Ok, bisogna seguire quello che è il trend. In questo caso Bitcoin ha giocato sporco, era difficile starci sopra, ma alla fine ci siamo riusciti. Bene, ragazzi, allora vi ho fatto capire tutto quello che è successo e soprattutto ho messo la lente di ingrandimento su quella che è la vera questione di questo pump, il giorno delle streghe e quelle che sono le manipolazioni che sono avvenute. Ve l'ho fatto vedere in maniera inequivocabile con i prezzi, quello che hanno disegnato. Elon sì, tweet no, adesso arrivano anche quelli di, come si chiama, quel gruppo Reddit Wall Street, e fanno schizzare Bitcoin a 60.000, ce la fanno? Ma Bitcoin è bello grosso, ragazzi, da muovere con i soldini. Comunque un bellissimo momento, una bellissima fase, io sono contento per tutti quelli che stanno seguendo in questo momento questo mercato. Il tempo stringe però, ragazzi, e continuo a dirvelo costantemente: formatevi, imparate a stare sul pezzo, imparate a gestire gli investimenti, perché questo è il treno di una vita. Lo sto dicendo da dicembre e secondo me sarà così. Vedremo, poi tireremo un po' le somme a fine anno. Ciao a tutti, noi ci rivediamo con il prossimo video, che probabilmente sarà domenica, vedremo. E come sempre fatemi sapere cosa state facendo voi e cosa avete fatto voi con questa situazione nei commenti. Ciao a tutti, ragazzi.